Ci siamo, vai. Questo devo è il momento in cui cominci a spiegare che cos'è il nostro progetto, vai. fare? Perché lo devo fare io? Poi, giù sei. Allora, la musica ribelle, Aspi, però partiamo. ti ho dato un'idea. Che lei dici se facciamo tipo botta e risposta? Io ti faccio la domanda e tu rispondi in modo che spieghiamo anche meglio, è più divertente, in modo più comprensibile questo tipo di tarantella. Cioè, tipo programma televisivo. Sì. E Ok. facciamo anche finta che tutto questo non era preparato, ok? Ma non lo era, infatti. Prima domanda. Che cos'è la musica ribelle e che cos'è il nostro progetto? Allora, partiamo dalle origini. Sì. La musica ribelle nasce con... Perché nasce? Perché la voglia di fare qualcosa porta comunque ad avere delle esigenze per poter soddisfare questa voglia di fare. E la musica ribelle praticamente nasce dalla voglia di voler lavorare con la musica non solo, diciamo, con quello che la gente vede di primo impatto nella musica. Cioè, praticamente tu cosa vedi? Uno Cantante, quando vede la musica, il musicista. cantante, il musicista, vedi tutto quello che c'è sul palco, ma non vedi quello che c'è dietro. Sì. Al massimo puoi andare ad immaginarlo in maniera molto, diciamo, superficiale. E noi appunto lavoriamo con tutto ciò che riguarda anche la musica di primo impatto, però tutto ciò che riguarda quello che c'è dietro le Sì. quinte. E praticamente noi cosa facciamo con la musica ribelle? Vabbè, noi come sappiamo il progetto Nit Equity è un progetto che si basa sulla valorizzazione del territorio, giusto? E Esatto. noi su questa base, perché abbiamo voluto presentare questo tipo di progetto? Qual è il motivo? Allora, tu, diciamo, valorizzazione del territorio. Quindi di conseguenza andiamo, diciamo, anche a parlare di, tra virgolette, difficoltà che porta il territorio, ma non difficoltà, diciamo, anche un po' più pesanti, diciamo quelle difficoltà, perché quando una persona comunque cresce, molte volte si trova con i paraocchi, cioè molto poco predisposta a conoscere più settori, e magari se c'è qualcosa in cui hai talento oppure qualcosa per cui nutri una passione, se non conosci quella cosa, giustamente tu non potrai mai sapere Poi soprattutto nel che ti nostro piace caso, farlo. che ad esempio il mestiere, il lavoro che c'è dietro le quinte è sempre un lavoro che non tutti conoscono. Appunto, come dicevo prima, il fatto della musica di primo impatto, quella che appare di primo impatto è quello che c'è Quindi magari dietro. anche un modo per, diciamo, far scoprire nuove passioni. Sì, nuove passioni e anche nuove opportunità, non solo lavorative, ma proprio di costruzione della Sì. professione. Allora, Perché? questo nostro progetto che cosa vuole? Cioè, cosa vuole fare per il territorio? Allora, il nostro progetto cosa vuole fare? Appunto, vuole togliere quelli che sono i paraocchi, di cui ti ho parlato prima. I paraocchi, cioè, diciamo, farti vedere cose che ci sono in più, capito? Non solo lo spettacolo che c'è, proprio la preparazione che c'è dietro, Sì. la gente che ci lavora attorno, che Diciamo però non vedi sul che grande schermo. Si basa sulla formazione di nuovi professionisti, diciamo. Sì, questa è la prima Anche cosa. per, diciamo, far allargare gli orizzonti che ci sono nei nostri territori, anche verso quello che magari un lavoro che non è visto come il lavoro di tutti i sogni. Cioè, nel senso che una persona che vuole diciamo, intraprendere il mondo della musica attraverso questo nostro progetto, può farlo anche stando dietro le quinte e diventare un grande professionista e cominciare magari a lavorare proprio per il nostro progetto, anche come impresa individuale, cioè nel senso che noi siamo la nostra impresa, capito? Cioè tu lavori e ti formi allo stesso tempo, Sì, capito? quella c'è, cioè, proprio esperienza, fai esperienza sul campo, cioè, Sì. cioè a differenza di tante altre professioni in cui tu prima devi avere una preparazione, prima devi studiare e vedere tutte le parti, diciamo, teoriche, per poi, diciamo, farle valere e guadagnarti un posto nel mondo del lavoro. Mentre in questo caso, con questo tipo di professione, tu, per poter imparare a lavorare, devi lavorare.
Sì. Cioè, quindi tu inizi appunto sempre con l'aiuto di professionisti, di tutor che comunque ti insegnano, ti fanno vedere appunto cosa vuol dire fare questo mestiere, non solo E fate. ti ci saranno accanto per tutto, diciamo, la durata del corso e Sì, anche dopo, quando sì. diventeremo comunque colleghi, Sì, capito? questo sì, questa è una cosa fondamentale, una bella cosa hai detto, perché come ti dicevo, tu impari strada facendo, cioè quindi tu non è che, per esempio come a scuola, tu prima studi sui libri, poi quello che studi un domani magari hai la possibilità di poterlo insegnare a qualcuno, tu invece impari già sul campo. E quindi hai la possibilità, facendo la gavetta, anche di riuscire ad avere anche un piccolo posto in cui non sei solo diciamo, un cadetto, parlando in gergo militare, Ma ma sei anche il capo di te il stesso. capo di te stesso e stai lavorando, la cosa Sì. fondamentale, perché la cosa, degli obiettivi principali è appunto creare anche dei posti di lavoro, perché comunque ci sono più persone che sanno fare questo mestiere, tu allarghi comunque diciamo l'utilità e l'indispensabilità. Ok, penso che abbiamo detto tutto, no? Su per giù. È anche un Sì. po' più complesso, però magari è più facile dirlo così. Un Sì. saluto a tutti gli amici di Nitequiti e di Unicef, un bacio da Jenny e Giuseppe. Ciao!